tutti, sto per ricevere una telefonata e questa telefonata sarà registrata non perché si vuole tutelare la privacy, ma perché è poco tecnologico questo ragazzo e fra un po' lui mi chiamerà e ascoltate bene quello che ha da dire perché è una testimonianza molto molto importante. A dopo. Mi senti? Pronto? Ora meglio? Sì. Ok, no, l'importante è che la tua voce si possa sentire perché io sto registrando, ho già fatto una piccola premessa e quindi dopo monto il video e facciamo in modo che questa testimonianza possa essere ascoltata. Sì, infatti, tienilo piuttosto alto questo tono di voce. Non ti preoccupare. Ok, allora intanto vuoi presentarti? Allora io intanto buongiorno a te Anna, buongiorno a tutte le persone che ascolteranno sicuramente questo video. Io sono Vincenzo Montana, sono un ragazzo conferente dalla nascita e vengo dalla Sicilia, esattamente di un paese che si chiama Licata, che è un paese in provincia di Agrigento, ho 30 anni, sono diplomato di liceo socio-psicopedagogico e sono in attesa di lavoro da qualche anno perché mi sono fatto un corso come centralinista telefonico e io ho contattato te, cara Anna, perché sono interessato diciamo a conoscerti, ma soprattutto a conoscere il tuo lavoro e quello che fai. Fatto importante, Vincenzo, scusa se ti interrompo, che specifichiamo persone con disabilità e non persone disabili. Disabilità anche perché io ho sempre pensato nella mia mente, cara Anna, che penso che tutti noi siamo persone disabili, anche chi dice di non avere nessuna disabilità, perché secondo me, come dice quella frase, tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile. Secondo me nessuno dovrebbe essere chiamato disabile, ma secondo me si dovrebbe dire diversamente abile. Sì, perché già questo può aiutare, ma l'importante è aiutare a comprendere che al di là del fatto che ti possa mancare una gamba, due gambe, un braccio, la vista, può mancare la parola come può mancare l'udito, assolutamente. O come può mancare la vista che manca certamente a me. Esatto, e questa mancanza non dovrebbe assolutamente creare discriminazioni che invece purtroppo si viviamo. E la discriminazione più grande, visto che il tema che mi riguarda da vicino come prima assistente sessuale olistica in Italia, mi piace sottolineare che la prima discriminazione avviene nella vita sentimentale, nella vita affettiva. Esattamente, sì. Avviene nella vita sentimentale e soprattutto io ti posso confermare nella mia esperienza di vita, perché io proprio ti ho contattato intanto per presentarmi e parlarti di me, ma soprattutto testimoniare anche il fatto che quando si parla magari di determinati argomenti che vanno al di fuori della vita sentimentale, della vita sessuale, insomma della vita sentimentale in generale, magari di questi argomenti magari non si viene discriminati. Quando magari si parla di vita sentimentale, io mi rendo conto che le persone come si rimarrebbero un po' scioccate, come se una persona con disabilità non dovrebbe, diciamo, provare o non provare, o vivere o non vivere. Invece secondo me si dovrebbero battere questi tabù e aprirci in un mondo nuovo, in una cultura più diversa di quella che ci hanno magari insegnato. Ecco, io vorrei farti qualche domanda per entriamo un po' nel vivo di quella che è la tua esperienza. Ma devi sapere, ti faccio una battuta, che io caratterialmente non conosco la timidezza, sono molto aperto. Bene, ti fa onore perché
Non tutti hanno il coraggio di raccontare la propria storia, di raccontare magari quelle difficoltà che contraddistinguono la propria vita, piuttosto spesso si fa finta di niente e si continua ad andare avanti. Io dico sempre, si fa finta di fare gli ipocriti quando magari le difficoltà ci sono e magari non si vogliono ammettere per vergogna magari dai giudizi della gente, ma invece bisogna abbatterli i giudizi della gente, perché bisogna stare bene prima con se stessi e poi affrontare, diciamo, tutto il resto che ti circonda. E allora io entro subito nel vivo, tu mi hai contattato perché mi segui su YouTube e hai visto un video che ti ha emozionato. Un video che sta facendo molto discutere in un gruppo Facebook in modo particolare. E quindi lascio a te la parola per raccontare anche che cosa ti arriva ogni volta che tu vedi le testimonianze, non solo di Luigi, perché per fortuna in questi 2 anni sono riuscita a fare molti Io percorsi. guardo il primo video che ho visto, che ho sentito, perché io dico sempre, se non ci vediamo accendiamo la luce. Grande. Quindi il primo video che io ho sentito, e non me lo dimenticherò mai, è stato quel documentario che avete fatto con l'altro ragazzo, mi ricordo, aiutami se sbaglio, si chiamava Matteo. Ah, quindi hai visto il docufilm, quello andato in onda sulla Rai? Sì. Il fatto che lui ha percepito determinate sensazioni, che si sentiva, diciamo, al sicuro, a proprio agio, è come se quella cosa l'avrei vissuta personalmente io da casa mentre sentivo le vostre frasi, le vostre parole. Quindi tu E hai poi ho molta empatia perché riesci a immedesimarti nei panni di chi sta vivendo una situazione. perché quello che non si sviluppa in un senso si sviluppa negli altri sensi. E poi ho sentito questo video di Luigi che mi ha emozionato tantissimo, soprattutto quando per la prima volta nella sua età, Ricordiamolo, 55 anni, ricordiamo perché è 55 anni, importante. anche se dalla voce io non ho avuto la possibilità di guardarlo, però dalla voce mi sembra giovanissimo. Assolutamente, sì, il suo spirito è molto pimpante. Il modo di parlare, gli interessi che ha, e io spero che lui, quando ascolterà questo video, avrà modo anche voglia di conoscerci e confrontarci, perché Certo, noi abbiamo fatto anche una live insieme a Martina, lei è la madrina del Gay Pride di Milano, quindi in effetti abbiamo. l'avrò sentito pure questo video, però non me lo ricordo molto bene. È stato bello perché mettere in gioco anche diversi aspetti della disabilità, anche quella femminile, se vogliamo, è ancora più tabù. E poi dopo Ma lei, in un certo, certo perché noi senso. parliamo di persone disabili, ma dobbiamo parlare anche delle disabili, Ripeto, a me piace molto specificare persone con disabilità, con disabilità. perché se noi diciamo persone disabili, uomo disabile, donna disabile, identifichiamo la disabilità nell'uomo e invece l'uomo va a prescindere o la donna va a prescindere dalla malattia o da quella difficoltà, quindi. Anche se saranno, io ho sempre pensato, da quando sono nato, che per me la parola disabilità dovrebbe, diciamo, Essere eliminata. dovrebbe essere eliminata, perché o vuoi o non vuoi, io penso che tutte le persone hanno una disabilità, anche chi magari non ce l'ha, Certo, io li saranno chiamo persone handicap invisibili. Questa è molto sicuramente una importanti. bella premessa. Adesso ti chiedo, cosa rispondi a coloro che anche con disabilità gettano una pietra a colui, in questo caso Luigi, o a me che facciamo questo percorso che ti offre la possibilità di toccare un corpo di una donna? Mi ha colpito moltissimo e dico, guarda là, che donna speciale, meravigliosa, che permettimi di dire che tu sei l'unica in Italia. Io prima di seguire te negli anni, da quando sono nato, mai nessuno ho sentito parlare di sessualità nei confronti delle persone con disabilità. Di tutto finora abbiamo parlato, di scuola, studio, università, però mai nessuno,
diciamo, si è preoccupato mai di intraprendere, diciamo, questi E allora mi domando, e arrivo alla domanda iniziale, cosa rispondi a chi si indigna? Chi si indigna rispetto a questa, a questo percorso che ho ideato e che nasce proprio per dare quelle esperienze sia teoriche che pratiche? Ti rispondo subito, carissima Anna, queste persone che si indignano o gettano fango, come si dice dalle mie parti, perché dalle mie parti si dice pure così, io rispondo che penso che secondo me queste persone da una parte o dovrebbero aprirsi in una mentalità, e io faccio un appello soprattutto ai familiari, perché bisogna dire anche che ci sono determinate famiglie che magari vedono i figli con disabilità, con l'iperprotettività, nel senso che magari li fanno vivere in una determinata maniera, diciamo, in una situazione che magari li tengono dalla mattina alla sera sotto controllo, e quindi magari gli trasmettono determinate cose che vanno oltre alle cose belle della vita, perché quel che ha fatto Luigi è una cosa bellissima, e secondo me gettare, diciamo, pietre su di te o su questo tipo di esperienza, secondo me è colpa di una certa cultura che purtroppo, ahimè, a partire dai nostri nonni che ci hanno insegnato, e secondo me dovrebbero farsi un piccolo esame di coscienza e dire: noi dobbiamo ringraziare che ci sono delle persone che si offrono per noi con disabilità, perché diciamocelo chiaro, noi frequentiamo le scuole superiori, frequentiamo l'università, frequentiamo quello, le attività, ma chi si è offerto mai prima a una persona con disabilità di far vivere una determinata esperienza? Profitti, tu non li approfitti, perché queste sono esperienze che fanno vedere veramente la persona con disabilità in quel momento come per dire: io non sono inferiore agli altri, anche io posso fare determinate cose, anche io posso provare determinate sensazioni o emozioni. Esatto, quindi magari è un esempio così toccante che magari non tutti hanno il coraggio di accettare, perché è forte come risposta, cioè il fatto che una persona con disabilità riesca a dire: io voglio essere amato, io voglio amare e mi prendo la possibilità e l'opportunità di farlo in questa vita anche a 55 anni, a mio avviso queste esperienze andrebbero fatte in età adolescenziali con i loro pari. Cioè, tu, Vincenzo, adesso entriamo nel vivo anche della tua testimonianza. Questa disabilità l'hai acquisita dalla nascita? Io sì, io ho una malattia che si chiama amoroso di Leber, che praticamente non fa sviluppare le cellule del nervo ottico. Però io gli occhi ce li ho normalissimi, anche la pressione, riesco a tenerli aperti. Non ho nessun altro tipo di problema, sono autonomo a casa mia, ho la mia camera, la mia stanza, e poi c'ho una famiglia che amo veramente infinitamente, che da quando sono nato mi ha insegnato ad avere la mia privacy, perché i miei genitori mi hanno insegnato che è vero che non vedo, ma sono intelligente ed è giusto che la mia vita me la gestisco io e me la sbrigo io, anche perché sappiamo tutti, Annu, che non dobbiamo dare per scontato che magari i genitori ci potrebbero essere in eterno, giusto? Esatto. Bisogna essere, diciamo, pronti, tra virgolette, a fare o a gestirsi la propria vita, e poi anche per una questione di privacy. Solo che, ritornando alla mia testimonianza, che volevo dirti naturalmente che io quando andavo a scuola avevo l'insegnante di sostegno, ma che mi serviva per esempio per sottolinearmi le lezioni, i compiti sul diario, però tutto il resto io lo facevo da solo, perché, diciamo, non avendo problemi di apprendimento o altri, diciamo, problemi, diciamo, facevo tutto da solo, diciamo. Sì, a me interessa l'aspetto relazionale con i tuoi compagni, e poi non tanto alle elementari ma alle medie, quando magari un po' i primi amori nascono. Quindi mi domando: ti sei mai innamorato? Io mi sono innamorato tantissime volte. Io ho vissuto sempre quella
discriminazione a livello di proprio di relazione, cioè nel senso che quando magari mi capitava di corteggiare qualche ragazzetta o ragazzina, le prime parole che mi si sentivano dire come fai, come non fai, ma se non vedi come fai, oppure il parlare del contatto tattile è come se in certe ragazze che ancora sono superficiali, come se si parlassero due lingue diverse, perché fanno fatica a capire determinate... Diciamo che mi sono sentito sempre rifiutato. Mai preso mano nella mano una ragazzina mentre magari stavate camminando, stavate seduti vicino di banco o a casa a fare i compiti? Quando eravamo dentro la scuola mi capitava, nel senso da ma magari davanti quando mi vedevano con i genitori, che per carità certe volte mi dicono ti voglio bene come un fratello, come una sorella, però diciamo è un limitarsi soltanto, come ti posso dire, soltanto una limitazione che finisce lì. Quindi il contatto fisico tu l'hai avuto tenendo solo mano della mano una ragazzina? Nella mano, ma come tengo anche a mia mamma, cioè normale. Ok. Un giorno c'era l'assemblea di classe e doveva andare fuori a fare la ricreazione. Allora viene una ragazza e mi fa, dice, ti accompagno io. Ci sono andato, però io ho capito che era soltanto un contatto come per dire, dice, vabbè, ha bisogno di essere accompagnato, lo accompagno. Cioè, di aiuto. Quello che io voglio dirti, che mi è mancato, è proprio un vero contatto a tutti gli effetti, cioè nel senso che non è che la ragazza lo deve fare perché sono non vedente e quindi mi deve accompagnare, ma il contatto proprio quello vero, che non c'entra niente sul fatto che siccome sono non vedente quindi devo essere accompagnato e mi si deve dare la mano. Ho capito, però dall'altra parte, se non c'è una richiesta di avere qualcosa di più, probabilmente lei non sapeva che tu magari volevi avere la possibilità di magari offrirle un gelato, di andare a fare una passeggiata insieme. Quindi tu hai fatto delle proposte? Tante volte ci ho provato, figurati che a una di loro le ho scritto pure una poesia in braille, mandato dei fiori, solo che si soffermano sempre, non so come dirti, sempre in quell'imbarazzo che io lo definisco un po' inutile, perché per rapportarsi con una persona con disabilità non ci vuole né laurea né diploma, perché se tutti diciamo che quelli che si innamorano diventano ciechi, quindi la stessa parola dice l'amore è cieco, cosa cambia tra me che non vedo e le persone che vedo ne chiudono gli occhi? Esatto, bella questa metafora. E quindi tu hai circa 30 anni, giusto? Sì, io ho 30 anni. E quindi tu non sei mai stato fidanzato, non hai mai avuto un primo bacio? Purtroppo no. Quindi non hai mai vissuto uno sfioramento, una carezza sul viso, un bacio sulle labbra? Baci, quelli quando uno si saluta normalmente, bacio sulla guancia, insomma, i saluti normali finora, ecco, però non ho mai vissuto un cosiddetto vero e proprio contatto. Poi da quando è subentrata questa situazione, diciamo, di questo terrorismo psicologico che ci stanno facendo, lì proprio come si dice, si è lì la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cosa hai vissuto tu nella tua già discriminazione di contatto, mi verrebbe da dire, come hai vissuto questo periodo di emergenza in cui hanno vietato, si può dire, proprio vietato i contatti come baci, abbracci, strette di mano? Molto peggiore, no, che se prima c'era una ragazza che magari mi dava la mano solo per essere accompagnato, quindi potevo pure accettare di non avere anche un contatto, però almeno c'era, diciamo, quel, chiamiamolo finto sfioramento, chiamiamolo come vogliamo, ora non c'è neanche quello, perché ora mi sento dire per esempio ti saluto con il pugno, ti saluto da lontano, ti saluto a distanza, e cioè, ormai io sento e percepisco soprattutto da parte dei vedenti
che c'è tanta paura di avvicinarsi, tanta paura di sfiorarsi anche le dita. Scusa se ti interrompo, e quindi mi viene spontaneo farti questa domanda. Tu perché non hai paura? Io non ho paura, diciamo, la paura fa parte dell'umanità, quindi anche io ho paura, però io ho sempre pensato che la paura si può combattere attraverso la fede. Cioè, nel senso che se determinate persone magari si sono messe in testa di sconfiggere la morte, magari evitando i contatti, perché magari sai, con il contatto magari si spaventano che viene il Covid, viene quello, viene quell'altro. Io mi chiedo, e tutti i giorni che la gente muore di tumore, di altre patologie, a centinaia, a migliaia, allora che cosa dovremmo fare ogni minima cosa che viene? Chiuderci in casa e non vivere più? La morte purtroppo fa parte della vita. C'è chi va via prima, c'è chi va via dopo. La vita è un destino. Se il mio destino mi dice che devo uscire di casa con la moto e mi deve succedere un incidente, anche se cammino piano o sto fermo, viene un camion e mi investe e muoio. Vorrei portare in conclusione questa intervista con un messaggio. In che modo hai vissuto questa disabilità e quindi in che modo hai coltivato questa gioia di vivere, avere stimoli di vivere giorno per giorno, superando probabilmente molte più difficoltà rispetto anche a un altro adolescente, a un altro adulto? Dimmi se riesci a sintetizzarmi questo messaggio per chi ci sta ascoltando. Io ho una tastiera a casa mia che ci sono tutti i ritmi, faccio gli arrangiamenti musicali. Sì, suoni a orecchio, hai anche questo dono, questo talento. Con piacere, soprattutto questo messaggio lo voglio sintetizzare. Io penso che la mia arma è l'ironia. L'ironia è lo scherzarci sopra. Perché ti spiego una cosa, a noi, una persona con disabilità, che sia visiva o che sia di qualsiasi altro genere, quindi qualunque, certo, di qualsiasi, diciamo, di disabilità, se tu non hai quell'ironia, quella cosa di scherzarci sopra, figurati che ci sono persone che mi conoscono, diciamo, al mio paese, che per esempio mi dicono, ehi coppa, quando ci vediamo o quando non ci vediamo, perché ormai sanno che io ci scherzo su questa cosa qui. Oppure, per esempio, se mi trovassi davanti, per esempio, a te, mi verrebbe da dirti, per esempio, ti stanno bene i capelli, stai bene vestita così, ti ho vista, perché per me dire ci vediamo o mi guardo la televisione è una cosa normalissima. Quindi, avendo questa cosa dell'ironia e dell'apertura, e soprattutto imparare ad amare noi stessi, possiamo amare gli altri. E quindi come hai fatto ad accettare e poi amare te stesso così come sei? L'accettazione secondo me dipende dal carattere, e poi dipende anche secondo me dall'ambiente familiare in cui si cresce. Noi poi soprattutto ho sempre pensato che magari chi nasce non vedente come me, perché magari ci sei nato, ci sei nata, quindi non ha nessun ricordo di immaginazione. È possibile che tu viva comunque in un mondo a colori interiore? Io credo di vivere in un mondo di colori molto più superiore rispetto a quelli che magari lo vivono i vedenti, perché per me è vero che magari sono inesistenti rosso, giallo, verde, blu, però io per esempio immagino altri tipi di colori. Per esempio il fatto che quando io sento determinati suoni mi vengono determinate immagini. Per me, per esempio, ti faccio un esempio, il rumore del mare, io lo immagino come un rilassamento di due persone innamorate che vanno in acqua e si baciano. Bello. Come per esempio, dipende il suono della voce che magari sento di una persona, e mi faccio un'immagine di quella persona. Io ti faccio questa domanda
Parlando dell'immagine, di solito ai non vedenti viene permesso di essere toccati. Per esempio, adesso cito l'assistito di Napoli, col quale stiamo incominciando questo percorso, e al secondo incontro mi ha toccato i capelli e voleva in un certo senso sentire come, che consistenza avessero. E lo ha fatto con quella spontaneità. Senza chiedermi il permesso, e io l'ho vissuto in un primo momento come un gesto intimo al quale io stessa non ero abituata, perché solitamente noi quando incontriamo le persone o anche nel mio lavoro, magari sono abituata a tenere la mano, a fare una carezza, a toccare e non a essere toccata, almeno nella fase iniziale non c'è questo, ma per lui era importante perché desiderava capire la consistenza dei miei capelli ed è stato un grande maestro. Quello che ha fatto questo ragazzo a Nu non è assolutamente fuori dal normale, è una Sì, ed è stato un grande maestro per me. E proprio perché tu mi dicevi, bisogna immaginare come è fatto il viso di una persona al di là della voce, mi domando. Tu hai avuto però occasioni di toccare gli occhi, il naso, la bocca, le labbra, le orecchie per capire chi avessi di fronte? Cioè, per te è normale fare questo? Allora, dall'altra parte al primo istante viene vissuto come una situazione che sembra di shock. Eh sì, perché in effetti anch'io ci sono rimasta. Sentirmi toccare i capelli. Non siamo abituati ed è stato bellissimo perché per me ho vissuto un gesto. No, scusami se ti interrompo. Sì. Se però tu dalla seconda fase, se una persona, diciamo se una donna intelligente, che tu inizi a capire il non vedente, allora tu dal secondo momento in poi lo vivi come un momento magico. Però se resti nell'ignoranza, tra virgolette, dico ignoranza perché giustamente magari sai, non conoscendo ancora, però per ignoranza io mi rivolgo a quelle persone che magari continuano a viverlo come se fosse una cosa anormale. Cioè, se tu superi questo, lo vivi come un momento magico. Sì, io da assistente sessuale olistica, credimi, ho vissuto davvero una grande lezione perché io stessa non ero preparata a un gesto che per me era intimo, ma per lui era normale, era necessario e quindi è bellissimo questo, riuscire a comprendere. Poi possono fare tante esperienze pure con i non vedenti, si può fare per esempio l'esperienza di tenersi per mano e tu chiudere gli occhi e vedere il mondo come lo vede il non vedente, quindi ascoltare una canzone insieme, tenersi per mano con gli occhi chiusi per provare diciamo una sensazione più forte, più intensa. Purtroppo queste cose i vedenti non li conoscono, li sanno diciamo poco o quantomeno non c'è troppa informazione su questa cosa qui, perché ormai sappiamo tutti che tutti i giorni si parla sempre di Covid, di emergenza. La vita va vissuta nei migliori dei modi possibili, cara Anna, perché purtroppo noi, come si suol dire, come specialmente io vorrei fare una piccola parentesi, se tu mi consenti, io ho sentito il tuo video quando tu ti stavi difendendo i propri diritti, no? Quando hai documentato, non so se ti ricordi, Quello della mascherina? Quello quello della mascherina, sì, io sul treno? i commenti che ho letto su Facebook sono estremamente vergognosi perché, cioè, allora, io credo che si sta entrando in una fase di terrorismo psicologico ed esperimenti umani. Sociali, sì, questo può essere. Oltre a una sperimentazione di massa come vaccino, anche una sperimentazione sociale sicuramente. Ormai purtroppo siamo entrati in una situazione di fissazione, niente sapendo che il nostro corpo, e questo il dottore lo dovrebbero sapere, il nostro corpo è stato sempre pieno di virus. Certo, abbiamo 1,5 kg o 2
di microbiota, quindi possiamo fare un'altra intervista in cui tu hai la testimonianza di una infermiera, di un giornalista, di un carabiniere, quindi effettivamente hai tanto da potermi ancora dare. Senza, raccontare le testimonianze ma senza fare nomi. Certo, eravamo già rimasti d'accordo così perché io avrei voluto anche proprio intervistare direttamente le persone coinvolte, però mi rendo conto che siamo in un momento difficile dove anche metterci la faccia o la voce può essere compromettente. Quindi, chiudendo questa parentesi Covid, io in conclusione vorrei riportare l'attenzione al messaggio. Che il fatto di contattarti è perché te lo dico proprio apertamente, la tua voce affascina. Grazie. Perché veramente sei, cioè, anche se io non ti vedo, ti dico subito che la mia percezione mi dà la sensazione di una bellissima persona, di una bellissima donna. Grazie, guarda, sono emozionata, credimi, perché detto da un non vedente. Il primo sentimento che faccio una donna a noi, sai perché? Perché finora, quando magari li ho fatti, mi sono sempre sentito dire sempre questa frase, ma tu non mi vedi, come fai? Cioè. È che per me è molto più prezioso essere vista attraverso gli occhi, quelli dell'anima, quindi il sentirmi dire sei bella, io lo so che non si riferisce all'aspetto fisico. Poi magari ci sarà anche quella possibilità, perché in base se avremo modo di conoscerci di persona, mi toccherà il viso, so di avere un bel viso, al di là della bella voce. Guarda, non te lo dico davanti a tutti i telespettatori che sicuramente ci ascolteranno. Io la mia intenzione è proprio quella di iniziare una conoscenza con te e di conoscerti proprio di persona, perché sei una persona fantastica. E io lo dico con tanta proprio enfasi, perché quello che fai non è una cosa da niente, soprattutto nell'aiutare gli altri. Cioè, tu sei una persona che veramente dà tanto e secondo me. Ricevo tantissimo, credimi, è meraviglioso quello che riuscite a darmi. L'emozione che sento ancora viva per le tue parole. Soprattutto le persone dovrebbero essere più apprezzate, le persone come te. Delle persone che parlano e sparlano tutti i giorni e poi non ci esce niente. Invece tu sei una persona che veramente sai cosa significa far vivere bene a una persona con disabilità, perché purtroppo le cose significano a noi. Nessuno mai si è preoccupato di questi argomenti intensamente come te ne preoccupi tu. Io ti ringrazio e credimi, lo farei comunque a prescindere perché è una missione per me. Cioè, io la mia vita senza aiutare chi ha bisogno, grazie ai miei doni, ai miei talenti, alle mie competenze, sarebbe una vita sprecata e non me lo posso permettere perché la vita è una e io sono venuta qui in questo mondo proprio per dare una luce in questa ombra, in questa oscurità legata alla discriminazione, qualsiasi essa sia, diciamo così. Nello specifico, io ho avuto la porta aperta nel mondo della disabilità e non pensavo di, come dire, interfacciarmi con uomini, in modo particolare uomini, con delle mancanze gravi, a mio avviso sono gravi, perché l'adolescenza è importante viverla nel contatto, nella relazione, quindi arrivare a 30 anni come te o a 55 anni come Luigi è estremamente immorale. Penso che sia proprio una questione di etica, dove nessuno Stato dovrebbe permettere questo, nessuna famiglia dovrebbe permettere questo. E allora se questo avviene, io invece di puntare il dito allo Stato, alle famiglie, alla scuola, alle istituzioni, io dico che cosa posso fare? E allora grazie a voi, e ripeto, grazie a voi abbiamo insieme la possibilità di dimostrare qual è la normalità, perché questa non è normalità dove si arriva a 30 anni che tu non hai avuto un bacio e quindi davvero. Ma guarda no, sai quante volte l'ho sognato di darlo? Eh?
immagino. che mi manca. E certo, cioè io se immagino, ecco, io quello che invito a fare è chiudete gli occhi. Chiunque ci stia ascoltando, di chiudere gli occhi e immaginare come ci sentivamo a 11 anni, 12 anni, 15 anni, con il desiderio di poter sperimentare qualcosa che è naturale, è fisiologico. E non poterlo vivere, ma non per 6 mesi, 1 anno, 2 anni, per tutta la vita, perché la cosa drammatica, ma lo dico davvero con il cuore, è vergognoso che persone con disabilità arrivano a vivere tutta una vita senza aver avuto un contatto intimo attraverso un bacio, cioè morire senza aver avuto un bacio, morire senza aver avuto un corpo nudo da abbracciare. Soprattutto morire di desiderio, perché io ci penso tutti i giorni, per esempio, alle cose che mi mancano. E quindi io penso che ci voglia davvero una rivoluzione e penso di essere davvero un po' la pioniera di questa rivoluzione perché. Mi auguro e mi riferisco anche e soprattutto alle ragazze che magari vorrebbero prendere lo stesso tuo percorso. Esatto, perché io vorrei creare la scuola. Io mi auguro che queste testimonianze che noi raccontiamo, se ci sono ragazze che stanno ascoltando, io dico i tabù che ci hanno finora, diciamo, fatto percepire. Ascoltate questa donna meravigliosa e prendete esempio, perché se nella vita, dopo tutte queste crudeltà che succedono, si può fare qualcosa di positivo, perché non farlo? Quindi io mi auguro che questa cosa tua va avanti e si sviluppa ancora di più, perché sia per me, per Luigi o per una ragazza con disabilità, noi meritiamo di essere felici come tutti gli altri. Esatto, anche perché il percorso con me, vorrei sottolineare e chiudere dicendo questo, non è creare dipendenza, non esisterà l'Anna per tutta la vita per Luigi. Noi già oggi con Luigi stiamo parlando del fatto che lui possa incominciare a corteggiare e già ha incominciato a fare qualcosa ed è meraviglioso. Ti sentiva bloccato nel corteggiamento, ora con questo tuo percorso magari puoi iniziare a essere più sicuro in te stesso di dire non mi fermerete, Esatto, nel prossimo incontro voi vedrete e ascolterete proprio questa testimonianza. Esatto, è questo. Il percorso con Anna Senatore serve solo ad acquisire quella fiducia in se stessi e fare in modo da fare quel primo passo proprio anche nella propria vita quotidiana, che sia magari inizialmente virtuale, perché anche solo chattare e stabilire delle relazioni. Sapendo che dall'altra parte c'è chi conosce la propria disabilità, perché effettivamente immagino che sarà una delle cose che generalmente si espone, no? Quando ci si presenta. E quindi fare in modo che sia virtualmente e poi fisicamente ci possano essere contatti, relazioni, incominciare a qualsiasi età, anche a 70 anni. Di virtuale, ah no, io per esempio tu stai parlando con me in questo momento, ma tu non sei lontana. Io dalla tua voce, per esempio, io ti percepisco come se fossi vicino a me. Esatto, le distanze quando c'è l'amore, quando c'è la stima, il rispetto, l'ammirazione, perché io la sento questa ammirazione ed è meravigliosa perché mi dà anche la motivazione per dire vai avanti lo stesso, nonostante tutto, perché alcune scelte difficili le ho dovute fare nella mia vita per essere oggi quella che sono, ma non tornerei mai indietro e rifarei esattamente, ripeto, esattamente. Per incoraggiarti della tua vita personale, mi verrebbe da dirti che quando una persona intraprende questa scelta di vita di fare questo lavoro, di aiutare gli altri, la persona che diciamo deve intraprendere, tra virgolette, che sia una relazione amorosa, di fidanzamento o del matrimonio, ti devi accettare così come sei, quindi te e il tuo lavoro, perché magari una persona che non accetta una cosa del genere, secondo me non ti merita e non ti ama. Esatto, sì, è l'amore cosmico che creerà poi delle relazioni forti e indissolubili al di là di tutto quello che è poi,
l'aspetto fisico, perché quando si ama senza condizioni, quindi al di là della disabilità, al di là di un lavoro che ha a che fare con la sessualità. Esatto. Esatto, caro Vincenzo, grazie, grazie, grazie. A te e soprattutto spero che se ci sono ragazze in ascolto abbiano percepito il mio messaggio. Ricordatevi, care ragazze, che non è assolutamente una vergogna quello che fa Anna. Dare bene e affetto a chi magari nella realtà non se lo può permettere. Vincenzo, ti fermo dicendoti, sono 2 anni in cui ricevo messaggi di uomini e donne che desiderano fare questo lavoro. Cioè, io ho ricevuto molta ammirazione e stima per quello che faccio io e quindi stanno aspettando che io apra la scuola, perché in realtà è proprio ciò che sentono di voler fare. Noi oggi abbiamo bisogno di chi fa concretamente azioni. Quindi io al momento ho detto, nel frattempo che esce la legge, nel frattempo che esce la scuola di Anna Senatore, incominciate a mettervi in gioco, proponetevi. Mi auguro che usciranno in tutta l'Italia, che ci saranno altre persone che collaboreranno insieme ad Esatto, perché ho bisogno anche di insegnanti, professionisti che sono specializzati in altre materie di cui io non mi occupo, che però hanno fatto di me quella che sono, perché al di là delle mie competenze naturali che ho ricevuto come dono, ho anche studiato e quindi è giusto anche avere una formazione professionale, per carità, ma se la formazione professionale non viene offerta, non vuol dire che bisogna aspettare, perché a mio avviso abbiamo aspettato anche fin troppo, troppi secoli. No. E infatti proprio per i troppi secoli. Vedrai che il mondo migliore lo stiamo costruendo. Io questo lo vedo, lo sento, quindi stiamo proprio creando, noi stiamo creando. È come la gestazione, come una madre, la terra sta generando proprio questi nuovi figli, figli che sono già sulla terra e stanno creando proprio e sviluppando quelle condizioni affinché si viva l'età dell'oro. Infatti il mio tantra si chiama Oro. E richiama l'età dell'oro, perché noi stiamo entrando nell'età dell'oro ed è meraviglioso. Quindi direi che ti devo salutare perché mi sa che è ora di pranzo e bisogna che io vada. È stato davvero bello. Permetti, mi manda un saluto anche a Luigi. Oh, gli farà tanto tanto piacere, assolutamente. Un saluto anche a Luigi e tutte le persone che con disabilità stanno seriamente pensando di intraprendere un percorso personale di crescita e di evoluzione. Io saluto tutti con un bacio e un abbraccio cosmico. Ciao! Un abbraccio cosmico pure a te, Annuccia. Grazie, ciao!